Soprattutto per chi è stato chiuso dei mesi in casa, magari anche lavorando in casa e tutto il resto, insomma, voglia di uscire, di andare un po' in giro, ce n'era parecchia. Tornano i turisti tra le vie del centro storico aretino. Si tratta principalmente di un turismo domestico, ma iniziano a vedersi anche i primi stranieri. Norimberga. A conosce Arezzo, siamo con amici, sì. Ti piace? Sì. Cosa le piace di Arezzo? Tutto. Di Piazza Grande, ma anche i dintorni, la giostra del Saraceno, poi anche la fiera dell'antiquariato. Siamo posti a principio del mese qua per godersela. Una ripresa dunque a piccoli passi, graduale, ma che comunque rappresenta un ritorno alla normalità, ovviamente ancora con tutte le attenzioni del caso. Può fare i turisti però con la mascherina, come ci si sente? È un po' difficile per il caldo, però se fa. Resta comunque un turismo mordi e fuggi quello in città. Arezzo infatti rappresenta nella maggior parte dei casi una tappa in un percorso ben più lungo ed articolato. Altrettanto spesso per i soggiorni i turisti continuano a preferire bed and breakfast o agriturismi del territorio. Siamo in un agriturismo fuori città, diciamo che questo è l'ultimo giorno, poi andiamo in altri posti, Assisi, la zona un po' storica, ecco. Abbiamo deciso di fare un tour mix Toscana e Umbria e era una delle tappe Arezzo. Ecco, cosa ne pensate quando siete arrivati? Beh, siamo appena arrivati, però è decisamente caratteristica, è particolarissima, no, è veramente bella.